Buongiorno Luca. Allora, io oggi voglio fare outing, ve lo voglio dire. Anch'io in passato ho vissuto in città. Oddio, ora mi sento meglio. Aveva ragione il mio psicologo che mi ha detto: butta fuori il trauma, dillo, condividi. Infatti ora sto meglio. Perché chi non ha abitato in città non lo sa cosa vuol dire, non lo sa. Cioè, la città è veramente un mondo tutto diverso dal resto. Cioè, per esempio, i parcheggi, no? I parcheggi. Te compri casa in città e dici: quindi io ho diritto di parcheggiare la mia macchina. No, ma chi la fa? No, ma non sei mica, ma sarebbe facile. No, 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 no. Cioè, io in 2 anni che ho vissuto in città ho trovato parcheggio una volta. Solo una volta. Poi ho capito come mai, perché in città ci abitano circa 25.000 persone e i parcheggi per i residenti sono circa 8. Quindi capite che è un po' complicato parcheggiare. Poi ho capito anche come mai avevo trovato parcheggio quella volta, perché era la volta che stavo andando a comprare quella casa, quindi i vicini si erano organizzati, avevano tolto le macchine, no? E avevano pensato di dire: facciamoli credere che ci parcheggia facile, almeno compra casa anche lui lì, capite? E loro godevano a pensare che da lì a poco anch'io mi sarei messo in giro a cercare parcheggio. Delle merde, capito? Oppure il sabato mattina succedeva sempre una cosa: alle 6 di mattina arrivava questo omino con un camioncino che non si faceva sentire, un camioncino proprio silenziosissimo, arrivava sotto le mie finestre e così dal nulla, mentre io dormivo, sbambara, bambara, 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 l'omino della raccolta del vetro. Secondo me lo prendono apposta, cioè gli dicono apposta: vai piano sotto le finestre, non ti fa sentire, poi dopo fai un casino incredibile. Godono, capito? Godono a sapere che te morirai di infarto tutti i sabati mattina. Baghdad sembrava, capito? Il sabato mattina. Oppure nei palazzi lucchesi, palazzi di 8-10 piani, bellissimi, spesso manca una cosa, un dettaglino: l'ascensore non si fa, ma gli architetti, ma ci avete mai pensato a mettere un ascensore? Ma no, ma chi se ne frega, un bel corrimano e vai, 112 piani, chi se ne frega. E poi i gradini dei palazzi di Lucca non sono tutti uguali, no? Che uno fa il passo sempre uguale, no, un gradino è di 12, uno è di 87, uno è di 5, no? Che uno deve stare attento a non slogarsi la caviglia, no? Arriva in cima, è il dottor House, cammina, capito? Cioè, solo i migliori arrivano in cima, vivi, capito, nei palazzi di Lucca. Però non avere l'ascensore ha anche un vantaggio, perché manda via gli scocciatori, no? Per esempio, quando ti suona la mattina il testimone di Geova, no? Che ti suona: parliamo di Dio, e ti dici: va bene, vai, venga su, 8° piano, c'è l'ascensore? E ti dici: no, vabbè, di Dio si parla un'altra volta, e vanno via, capito? Perché non ce la fanno. Quindi, capito, c'è anche il lato positivo di non avere l'ascensore. Però soprattutto io, quando ho abitato in città, la più grande scoperta che ho fatto è che io vedevo la spazzatura in giro, no? E dicevo: guarda lì come è tutta male la città, guarda lì i sacchetti. No, non è spazzatura. Quella che io pensavo fosse spazzatura, no, erano i sacchetti della spesa rimasti lì. Perché la gente va su, magari dice: via, faccio in 2 volte, poi arriva su, non ha voglia di tornare giù a prendere il sacchetto, e il sacchetto viene dimenticato lì, diventa spazzatura, capito? Quindi è tutta spesa dimenticata. Quindi, se te vuoi una città più pulita, ci vuole più ascensori. Questa è la mia teoria. Ciao, alla prossima.